siamo tanti. La squadriglia navale. La micro maschera. Ciao e bentornati sul canale. L'ultima volta ho fallito con la mancata pubblicazione di venerdì scorso dei miei contenuti, però credetemi, c'è un motivo più che valido. A parte il fatto di non aver potuto pescare per i problemi del motore, eccetera, eccetera, venerdì scorso siamo riusciti a iniziare questo fantastico stage di pesca in apnea insieme a Luigi Curetti e grazie all'organizzazione di Enrico Corona e Abyss Apnea Italia. E quindi ci siamo dedicati per 3 giorni intensi e divertentissimi a contribuire, a formare e a migliorare altri 14 pescatori in apnea. Quindi li abbiamo accompagnati, li abbiamo seguiti, abbiamo tenuto lezioni, ma ci siamo anche divertiti, tuffandoci e seguendo magari papà insieme alla plancetta per fare in modo che stesse nelle migliori condizioni di sicurezza. Quindi abbiamo tenuto lezioni in aula, abbiamo condiviso esperienze, abbiamo fatto le foto di rito, altre foto di rito e abbiamo continuato a pescare e a dare informazioni, ma soprattutto abbiamo anche preso qualche pesce. Ok, buongiorno, anzi buon pomeriggio. È giovedì pomeriggio e domani inizia finalmente lo stage di pesca in apnea e apnea con Abyss Italia. Enrico Corona, io e Luigi Curetti come master per effettuare, diciamo, questa 3 giorni di apnea con gli allievi di Enrico. Ho preparato già la barca. Non c'è niente perché in questo assetto ho nascosto tutto, nel senso che ho sistemato tutto in modo tale che gli altri si possano inserire. Saremo 2-3 per imbarcazione. Il giorno prima porto la barca e la lascerò al cantiere in modo tale da non dover fare avanti e indietro ogni volta in questi 3 giorni. Oh, eccoci qua. Allora, come detto, sta iniziando questa 3 giorni di stage con Luigi e Enrico Corona dell'Abyss Apnea. E quindi passeremo questi 3 giorni in compagnia di altre 14 persone che si sono iscritte a questo stage, con le quali parleremo di tecniche, di teorie. Faremo un po' di pratica sia in basso fondo che in fondo un po' più elevato. Enrico lavorerà sul cavo per migliorare le performance ma anche l'acquaticità dei vari partecipanti e qualcuno di noi darà informazioni relative alle varie tecniche di pesca, quindi aspetto piuttosto che agguato, piuttosto che tana. Speriamo di avere 3 giorni intensi, divertenti, proficui. Il meteo ci accompagnerà questa volta, era previsto la settimana scorsa ma abbiamo dovuto spostare di una settimana perché il meteo era veramente brutto, con venti forti da nord, poi ci sono stati anche temporali, e speriamo che esca pure qualche pescetto. Ma bando alle ciance, portiamo questa barca in acqua e poi vedremo come si evolve la situazione. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, seguite anche Enrico Corona, ovviamente Luigi Curetti, e vediamo questa avventura come va. Eccoci, siamo in acqua, un orario speciale, particolare per i nostri video. Normalmente non esco quasi mai a quest'ora, anche perché è tardi. Quindi siamo riusciti a mettere la barca in acqua, adesso ce ne andiamo al cantiere, da quella parte dovrebbe esserci già Enrico che ci aspetta. Ok, ci siamo. Eccoci qua, siamo riusciti ad ormeggiare il barcone qua. Ah, siamo messi bene qui. Adesso con Enrico che mi ha dato una mano, ci siamo sistemati. Lasciamo la barca qua. Preparativi in corso. Preparativi. Meglio arrivare domani che siamo leggeri sui cavi, siamo qui già tutti pronti, facciamo al massimo carburante e poi partiamo. Che c'hai da dire, Enrico? Che il meteo è stato clemente, quindi finalmente questo fine settimana ci siamo e saranno 3 giorni di mare belli intensi e divertenti. Va bene, dai, l'obiettivo è quello di divertirsi, di fare esperienza. Se capita qualche pesce meglio ancora, se no andiamo a trovare. Per la cena, bisogna trovarlo. Se non lo prende Luigi vuol dire che siamo... Lo dobbiamo far uscire per forza, in qualche modo tocca farlo uscire. Va bene, allora ci vediamo domani mattina. Domani mattina. Ok. Si inizia, start. Ciao, eccoci qua, buongiorno, brutti ceffi, siamo arrivati, ciao a tutti, perché non si trova più da me, buongiorno, ciao, ciao, ciao.
conosco Luigi Puretti da tanti anni ormai, facciamo parte dello stesso club quasi da sempre, anche se con risultati diversi ovviamente. Lui è un grosso campione e un grande professionista. Cerchiamo subito di rompere il ghiaccio con gli altri partecipanti e ovviamente la giornata si presenta come veramente interessante grazie anche ai suoi suggerimenti, non solo sulla pesca ma anche sull'attrezzatura. Quante cose sa Luigi, guardate, cioè, seguitelo perché sa un sacco di cose. Io oggi devo provare invece la maschera particolare che io l'ho provata 10.000 riesco solo la micro maschera pure prendere questa che è silicone, ancora più morbido, non ti segna molto la faccia, ha la possibilità di compensare anche senza usare le mani, di usare, cioè di commettere qualche errorino in più perché è più morbida sulla faccia. Tra la maschera arrivi un po' più profondo anche se arrivi che so a 40, 45, 50 che con quella maschera non hai ancora bisogno di compensarla e non ti dà troppo fastidio perché la mia ti schiacciava qua, mi schiaccia un po', da provare. Bene, ne prendo 10. Oggi testiamo attrezzatura oggi quando era... entrati in aula si rompe subito il ghiaccio con un po' di goliardia ma subito dopo si passa ovviamente alla spiegazione di quello che avverrà oggi, definendo le tecniche da attuare e fornendo i consigli che poi dovranno essere seguiti durante l'uscita in mare. Sono i soliti. Oh, eccoci qua il nostro cantiere. Oh, come dicevo, introduzione da parte di Luigi, molto professionale, interessante. Probabilmente, così come avevo detto anche io nel mio commento, ermetica per chi non ha familiarità con la pesca, perché ci sono dei concetti molto basilari che sembrano quasi banali. Se vengono espressi così, uno pensa, vabbè sì, grazie che me l'hai detto, che devo andare a pescare il pesce dove sta. Ma questa banalità non è reale, perché poi in una frase detta del genere ci sono mille sfumature e mille informazioni. Comunque, queste sono cose di cui discuteremo in questi giorni. L'importante adesso è cercare di fare una bella giornata a mare, trasmettere qualche informazione e se scappa pure prendere qualche pesce, ma quello non è fondamentale. Ok. Che comodità così. Oh. Ok, a dopo. È normale che un po' di ritardo si accumuli nella prima giornata, però alla fine riusciamo a organizzarci e nel primo pomeriggio siamo a partire. Siamo tanti. La squadriglia navale. Eccoci qua, versione gita fuori porta. Loro due stanno con me all'inizio di questa sessione, diciamo diversi giri fra tutte le persone che girano fra me, Luigi e Enrico. Intanto questa è la flotta navale che si muove. L'organizzazione dello stage prevede 4 persone a testa per ogni istruttore. Faremo elementi diversi della pesca in apnea. Chi si occuperà della pesca in bassissimo fondo, chi si occuperà della pesca in tana, chi farà aumentare le capacità sul cavo e quindi a turno queste stesse persone, queste 4 persone gireranno grazie anche all'ausilio delle barche a disposizione. Vediamo sui punti di pesca. Completata la vestizione e assegnati i turni, si inizia lo stage in questa prima giornata. Faccio un briefing prima di iniziare subito con la mia dimostrazione della pesca in tana, in modo tale che ciò che sia stato detto prima in aula venga ribadito adesso in acqua e per essere poi dimostrato prima da me e poi praticato direttamente da chi sta frequentando il corso. Ora, l'approccio alla tana all'inizio non è tanto dedicato a come si entra in tana. Mi fa estremamente piacere notare l'attenzione che i frequentatori pongono in quello che io dico. Questo mi galvanizza e mi dà un grande senso di responsabilità. Quindi cerco di fare tutto in maniera molto professionale. All'inizio vado a controllare una tana molto standard, direi così, dalle grosse dimensioni e dalle diverse aperture, in modo tale che loro dall'alto possano seguire l'azione che io effetto dopo che gli è stata spiegata e ovviamente la vado a controllare prima, essendo io l'unico dotato di un fucile comunque per motivi di sicurezza, per vedere che non ci sia qualcosa di troppo interessante all'inizio. Quindi uno alla volta ripetono i miei movimenti, ovviamente facendo degli errori che vengono subito richiamati, e proprio questo è il bello di avere una persona lì che ti fa notare queste cose, perché notate sul momento e in realtà le cose si apprendono molto più velocemente e rimangono impresse nella mente.
un po' alla volta le persone cominciano a migliorare le loro tecniche e a seguire i suggerimenti che vengono dati. Ovviamente siamo fortunati oggi perché questa visibilità è veramente fantastica, un po' non ce l'aspettavamo, ma oltre alla visibilità le condizioni di pesca sono anche ottimali, perché di lì a poco cominceremo a vedere un gran numero di saraghi. Infatti a un certo punto, rendendovi conto della situazione, faccio di tutto per provare a confermare tutto quello che è stato detto dal punto di vista teorico nella pratica con la cattura di qualche bel pesce. E in questo mi vengono in aiuto anche i frequentatori. Il sarago che stavo insidiando scappa velocemente da quella posizione, ma Ivan, questo ragazzo che vedete qui in immersione, riesce a scorgerlo e a seguirlo capendo dove si è andato a intanare. Infatti in questo momento mi indica che il pesce si trova in quella tana e quindi subito mi fiondo, attuando la tecnica che comunque avevo loro spiegato, per poterlo prendere. Ed ecco la prima preda, è l'attuazione della teoria messa in pratica, e la cosa più entusiasmante è che tutti quanti sono lì in superficie ad osservare come in un film quello che è stato loro spiegato, ma questa volta si trovano in diretta vedendo la cattura di un bel sarago. L'ottima visibilità e la presenza di pesce ci mettono subito nelle condizioni ottimali per attuare la tecnica della pesca in tana. Riusciamo a scorgere i pesci dall'alto grazie alla visibilità e riusciamo ad applicare tutte quelle tecniche spiegate in teoria per poter insidiare i pesci. Quasi tutti riescono a inseguire almeno un sarago e a farlo intanare e poi vedere come l'azione possa essere portata a termine. Mentre sistemo l'altro sarago sotto il pallone, sotto la plancetta, Ivan prova a ricaricare il mio sessantino, ma siccome ogni fucile ha qualche suo piccolo segreto, ha qualche difficoltà. Quindi corro subito al suo aiuto e gli dimostro come poter caricare il 60 senza grossi problemi. Intanto Carlo ha visto un altro bel sarago passare sotto questa lastra e me lo indica. Mi fiondo subito per poter portare a termine la cattura, e si tratta di un bel pesce. Thank you.
Il tempo passa e siamo già con il secondo gruppo, le persone sono cambiate. Siamo sempre più o meno nella stessa zona per rispettare il fondale e le condizioni. In queste immagini potete vedere come, oltre a far vedere l'azione e aver spiegato come condurre la pesca in tana, mettiamo a disposizione anche l'arma per poter seguire dall'inizio fino alla fine l'azione di pesca fatta dallo stesso frequentatore. In questo caso io sto seguendo, ripreso da Enrico che nel frattempo è venuto in zona, per seguire l'attacco di questo sarago sotto questa lastra. Purtroppo il tiro andrà a segno, ma soltanto in maniera parziale, perché il sarago verrà soltanto ferito. Però con tutte queste persone dall'alto che stanno osservando, siamo subito in grado di capire dove è andato a scappare il sarago. Prendo io un attimo il fucile in mano per andare di nuovo a cercarlo e evitare che se ne vada in giro ferito. E qui sarò in grado appunto di bloccarlo, e verrà anche a darmi una mano Enrico, che dopo il tiro preleverà il pesce, perché il fucile, come potete vedere, si sarà per un attimo incastrato sul fondo, poco male. Questa persona che vedete appunto adesso fiondarsi sul fucile, con questa tuta misto fra Superman e Ladybug, è proprio Enrico, che è venuto dalle nostre parti. Le catture si susseguono e, grazie alla visibilità, ci consentono di far vedere diverse azioni, non solo quella finalizzata alla pesca, ma anche quella finalizzata al recupero. Non sempre si può recuperare immediatamente il pesce, come in questo caso. Bisogna certe volte fare in modo di non strapparlo, magari ponendo fine alle sue sofferenze quando è ancora dall'altra parte della tana, per evitare appunto di tirare via l'asta e perderlo. In questo caso è proprio questa l'azione, e tutti quanti sono in grado di vederla e fare esperienza diretta su queste tecniche. Alcune azioni sono facili e immediate, altre, come queste, sono un po' più complicate, magari dovute ad altri elementi, come per esempio in questo caso la presenza di sabbia che ostruisce alcune degli ingressi della tana o di questa lastra. Stiamo praticamente assediando dei saraghi che si trovano all'esterno di questa lastra. Siamo più di 4-5 persone che dall'alto osservano. Ovviamente il sarago si è impaurito e rimane dentro. Qui stiamo cercando di capire qual è la soluzione migliore per poter prendere almeno uno di questi pesci. Come vedete, tutti quanti dall'alto stanno osservando. Quindi in un primo momento il pesce si affaccia da un buco poco adatto, infatti il tiro ha soltanto l'idea di farlo spostare e rintanare. Poi, entrando dall'altra parte, mi rendo conto che in fondo a questa fessura il sarago mi offre una piccola parte della sua schiena. Sono indeciso se colpire oppure lasciar stare, ma alla fine, avvicinandomi sempre di più, decido di colpirlo. In questo caso ferirò il sarago, che si fermerà leggermente, diciamo, all'interno della tana per poi strapparsi, ma dall'alto gli altri vedranno dove si sarà andato a rifugiare, e il secondo tiro sarà molto più semplice e definitivo, come potete vedere dalle immagini.
siamo quasi alla fine di questa prima giornata di stage e ormai quasi tutti hanno fatto esperienza nei vari gruppi con le varie tecniche. In questo caso il fucile è in mano a un'altra persona, non sono io, ma come potete vedere la tecnica sembrerebbe almeno abbastanza acquisita. Questo mi dà molta soddisfazione, mi fa capire che il processo educativo, se così si può chiamare, ha funzionato. Comunque, giusto per non lasciare nulla di intentato, vi ricordate quella prima tana con la quale abbiamo iniziato, quella che essendo grande probabilmente era anche poco significativa? Beh, quando quasi tutto finisce decido, prima di rientrare in barca, di andarla a visitare. In questo caso non riesco a riprendere la cattura perché anch'io stesso sono stato stupito dalla presenza di un grosso sarago, però questo è un altro insegnamento: quello che accade in un determinato orario del giorno non è detto che sia la costante di quel posto, quindi visitare stessi posti in diverse ore del giorno può portare a queste sorprese. Il sarago è un bel saragone e ovviamente io lo mostro come ultima preda della giornata a tutti gli altri che sono già in barca, con una specie di vezzo prima di ritornare alla base. Insomma, questa prima giornata di stage è terminata, stiamo adesso ormeggiando le barche per poi ritornare a casa e questo è il risultato dovuto alle ottime condizioni e ovviamente all'ottima tecnica applicata da noi tre. E che dire, la prima giornata è andata bene, ma quello che vi suggerisco è di rimanere nei prossimi giorni sul canale per poter vedere quello che succederà nelle altre due giornate. Oh, seconda giornata, siamo di nuovo qui al cantiere, gente sospetta, insospettabili pescatori. Allora, chi è convinto di vedere quello che ha visto ieri, non funziona così. Sbaglia. Eccoci qua, oggi altri due ospiti iniziali,